bentornati. Naturalmente vi ricordiamo i servizi che andranno a seguire il nostro incontro con il professore Walter Pezzo. Oggi parliamo di una cosa importantissima e anche storica per Toronto, se vogliamo, professore. Parliamo della Sacra Sindone. Sì, Sindone. La Sacra Sindone di Torino. Che non è cosa da poco. No, non è una cosa da poco perché è la reliquia più studiata al mondo, cioè ha 2000 anni di storia e diciamo che la più studiata e discussa e affascina praticamente tutti gli studiosi della materia del mondo. Tutti i papi ne hanno parlato, però sempre con riserva, eh? Ma questo Papa invece no, va a venerare addirittura la Sacra Sindone. No, ma questo per noi ricercatori è stato fondamentale perché Papa Francesco ha fatto due gesti importanti. Il primo ha anticipato di 10 anni perché la Sindone sostanzialmente viene esposta ogni 25 anni. Doveva essere esposta nel 2025, Papa Francesco ha deciso di anticipare 10 anni e ha dichiarato che andrà a venerarla a Torino. Tra l'altro lei ha speso talmente tanto tempo alla ricerca, è uno studioso naturalmente della Sacra Sindone e per la prima volta se ne parlerà anche a Toronto presso le varie chiese. Sì, diciamo che a Toronto penso sia un evento importante perché siamo riusciti a portarlo in 9, per adesso, in 9 chiese di Toronto. Avremo una copia dell'originale della Sacra Sindone, cioè 4 metri e 24 da un lato e 4,34 dall'altro per 1,30 m. Ecco, questo è un particolare dell'inchiodatura delle due mani del Cristo. Avremo poi l'opportunità di presentare la lancia di Longino in ricostruzione, la frusta e anche il manganello che è stato il primo colpo che ha ricevuto. Questa è la chiesa di Torino, il Duomo, dove verrà esposta da marzo a giugno. Questa è invece la reliquia all'interno del suo la sua cassaforte, ecco. Dopo la presentazione nelle varie sedi delle chiese, immagino che ci sarà anche un dibattito, no? Sì, sì. Sarà aperto al pubblico perché insomma è talmente così importante la cosa che alcuni secondo me vorrebbero sapere di più perché c'è sempre il problema di veramente cercare di credere e possibilmente di andare a scoprire. Qui c'è sempre da scoprire, professore. C'è sempre da scoprire partendo dal presupposto che negli ultimi anni si è scoperto del sangue umano di gruppo AB, si è scoperto che sostanzialmente non è una pittura. Ecco, qua vediamo una ricostruzione sulla Sindone al computer di come poteva essere l'immagine del Cristo. Noi saremo a Woolbridge proprio oggi pomeriggio alle 7 e presenterò per la prima volta, questo è uno dei primi eventi, dei 9, proprio a Woolbridge alle 7. Perciò diciamo invito tutti i telespettatori. In quale chiesa? Di St. Peter Parish. Ho capito, ecco. St. Peter Parish che si trova esattamente al 100 di Benbridge Avenue in Woodbridge, quindi ci sarà questo evento straordinario a partire dalle 19. Dalle 19, sì, della sera. Io ho portato una delle tante copie, sì. Questa è una ricostruzione del calice dell'ultima cena, qui vedete sopra il coperchio e la coppa sotto. Ed era in legno, in sostanza questo è un altro reperto che supporterà la questa conferenza. Questa non è l'originale, no. Questa lei l'ha fatta ricostruire. L'ho fatta ricostruire, sì. non si muove. Ma oltretutto sono reperti talmente particolari, 2000 anni di storia. Senta, professore, ma come le è venuta l'idea di andare a fare queste ricerche profonde?
Ma io ho 24 anni che porto avanti questa ricerca, è nata da una passione che sostanzialmente nasce e non si sa perché. Finalmente sta dando i frutti però, come tutte le cose, si semina, ci vorrà alcuni semi e germogliano subito, gli altri ci vuole un po' più di tempo. Ci vuole un po' più di tempo. Qua ci sono venuti 24 anni. Dopo 24 anni, insomma, è la metà della mia vita, insomma. Complimenti veramente e soprattutto buon lavoro, perché sarà un lavoro intenso nelle prossime settimane. La ringrazio, ringrazio i telespettatori e li invito tutti a Woolbridge stasera. Grazie professor Walter Pezzo, ricercatore della Sacra Sindone, io aggiungo sempre sì, perché sai io vengo dal profondo sud, lì la N e la M sono uguali. Non ci sono, infatti. Momento di pausa. Grazie.